di centinaia, anzi sono migliaia le processioni che in questa giornata si svolgono in tutta Italia, però ognuna di queste processioni si caratterizza per qualche aspetto particolare. Diciamo subito che la stragrande maggioranza è una semplice processione, normale processione del Cristo morto. Qui a Pagani assume delle caratteristiche, si connota in una maniera diversa proprio perché c'è quest'atto finale, c'è quest'atto che Gesù lascia la Madonna, lascia la madre, va in un altro posto e la Madonna non può seguirlo. Ecco, a spalla il Cristo entra nel suo sepolcro. E la Madonna piangente, eccola, eccola che corre, 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 corre verso la porta, arriva quasi alla porta, sulla soglia, ma la porta viene spalmata. No, no, non può entrare. Chi è vivo non può andare nel mondo dell'oltretomba. Chi è vivo deve penare sulla terra. E adesso si cerca di farla entrare. Ci saranno dei rintocchi. La porta si apre lentamente. Si cerca di portare la mamma all'interno. Ma chissà chi rinchiude in faccia alla Madonna la porta del sepolcro ed è costretta a tornare indietro. Vorrei potervi far vedere il volto di questa statua, che è eccezionale, rappresenta il dolore, una donna che piange, una mamma che ha perso il figlio e non lo rivedrà mai più. Riprova. Insiste di nuovo, fatemi vedere il mio figlio. Ed ancora una volta la porta si apre lentamente. La Madonna cerca di entrare, ma ancora una volta la porta viene rinchiusa. E l'applauso che si alza da questa folla è enorme. È un liberarsi da questa angoscia che si sta vivendo in questo momento. La Madonna rimane lì, davanti all'uscio, in attesa che qualcuno le dia la possibilità di rivedere il figlio. Si riprova di nuovo. La Madonna, eccola lì, piange davanti alla porta del sepolcro di Cristo. E sentite, il silenzio è profondo. Ecco, la Madonna riprova, ma per la terza volta è mandata indietro e qui la folla libera il suo tormento con l'applauso e fra poco accompagnerà la Madonna nella sua sede, che è la chiesa della Dolorata, che è adiacente all'ingresso del Palazzo Comunale.